In realtà io intendevo solo chiedere a Ricci in base a che cosa avesse assunto le decisioni che aveva assunto a fine febbraio, perché Invitava a mettersi le famose spillette e a dire che non c'era nessuna preoccupazione, che non bisognava avere panico, che faceva più danni la crisi economica del virus. In quei giorni lì l'ospedale di Pesaro era già in difficoltà. E allora, che non lo sapesse il sindaco di Pesaro, che è la massima autorità locale in ambito sanitario, mi sembra strano, o non glielo avevano detto, oppure insomma c'è qualcosa che non mi torna. Quindi la mia domanda a Ricci è con chi si fosse confrontato in quei giorni, cioè c'è qualcosa da chiarire, ma non per voler scatenare campagne di odio piuttosto che attribuire morti, men che meno leggo dire che i pesaresi sono stati responsabili dei contagi urbinati, cioè non è questo che si chiede di capire quali motivazioni avesse, perché ripeto, può darsi anche che i medici non lo avessero informato, non lo so, mi suona molto strano che con l'ospedale in pieno tsunami si volesse dare l'impressione che non era importante chiudersi sapendo che la chiusura era l'unica forma di prevenzione per contenere il contagio. E lo stesso responsabile dell'emergenza dice: se avessimo avuto 2 settimane, come già ha avuto Ancona, non dico come hanno avuto le altre province delle Marche, ma come già ha avuto Ancona, avremmo avuto modo di affrontare la patologia nel momento iniziale e non nella fase più acuta, quale l'abbiamo vista e che ci ha determinato la chiusura sostanzialmente dell'ospedale di Pesaro e l'arrivo in Urbino, che non è un'accusa dei pesaresi, ci mancherebbe altro. Cioè, Urbino ha accolto tutto come tutti, come giusto che sia, ma Urbino era un ospedale no Covid, questo vuol dire che non era attrezzato, non aveva le aree contumaciali, non poteva separare bene gli infetti dai non infetti, il personale non aveva tutti i dispositivi di protezione e è successo quello che è successo.